in compagnia di Sandro Castagna, presidente dell'Atletico Cascina. Atletico Cascina che, insieme alla pubblica assistenza di Cascina, avvierà un progetto di inserimento nelle proprie categorie di scuola calcio di 8 bambini dell'associazione Tartablu APS autistici. Allora, che cosa è questo progetto e com'è che siete arrivati a presentarlo e poi anche ad attuarlo? Sì, buongiorno, grazie dell'opportunità. Allora, il progetto nasce da un bando comunale a cui la pubblica assistenza, con la collaborazione di questa associazione Tartablu, decise di partecipare prima dell'estate, intorno a maggio se non ricordo male. Ci ha coinvolto, abbiamo partecipato volentieri a questa iniziativa e sostanzialmente il nostro ruolo è quello di mettere a disposizione le nostre strutture, le nostre squadre della scuola calcio, quindi si intende bambini dal 2010 al 2016, quelle più piccole ovviamente, mettere a disposizione le nostre strutture, le nostre squadre, i nostri istruttori e la nostra, diciamo, organizzazione per permettere l'inserimento e l'integrazione di questi bambini autistici nel mondo del calcio dei piccoli, e cercare di far sentire questi bambini autistici parte di un progetto e di un percorso che dovrebbe iniziare i primi giorni di ottobre e poi proseguire per tutta la stagione. Da un punto di vista organizzativo, che cosa consisterà per l'Atletico Cascina? Ecco, diciamo, da un punto di vista anche di formazione da parte del personale, probabilmente. Sì, assolutamente. Noi abbiamo avuto degli incontri proprio in queste settimane con l'associazione Tartablu e consisterà prevalentemente in un'attività formativa che sarà fatta in questi giorni, appunto prima della fine del mese di settembre, dove appunto andremo a formare l'associazione, gli esperti dell'associazione andranno a formare i nostri istruttori per impartire le principali nozioni di accoglimento di questi bambini, con tutto ciò che sta dietro, problematiche, speriamo poche, e opportunità di crescita e di inserimento. Sappiamo che al campo, durante le attività a cui parteciperanno questa decina di bambini, saranno presenti anche dei tutor esperti dell'associazione che chiaramente sono loro quelli deputati a intervenire in situazioni che magari vanno oltre l'ordinarietà. Speriamo non ce ne sia bisogno, però c'è un mix di competenza specifica di Tartablu e di formazione che la stessa Tartablu farà ai nostri istruttori, che hanno accolto molto volentieri, diciamo, questa situazione. Insomma, il calcio, come al solito, poi si dimostra uno sport adatto a tutti, aperto a tutte le esperienze e soprattutto trasversale, no? Inclusivo. Sì, credo che valga il calcio, ma comunque sia in generale lo sport, specialmente a questi livelli di associazioni dilettantistiche, specialmente nel mondo dei più piccoli, c'è la possibilità di valorizzare quelle occasioni, diciamo, di crescita per tutta la comunità. Io credo sia una crescita per noi, diciamo, gruppo dirigenziale della società, per gli istruttori, per i bambini, diciamo, che già avevamo fra di noi e per le famiglie dei bambini. Insomma, è un'opportunità di crescita, oltre che per quella decina di bambini autistici che parteciperanno. Insomma, una crescita per tutti, un'occasione importante. Insomma, speriamo che vada nel migliore dei modi e che sia un esempio poi anche per altre discipline e per altre situazioni.